Stamattina allo stadio comunale San Francesco d'Assisi di Nocera Inferiore è stato presentato il calendario ufficiale del club Città di Nocera. Un calendario alla presenza dell'addetto stampa responsabile alla comunicazione Marco Mattiello, del tutor Falcone e di Tamigi che si è occupato del marketing e di Fasciani che non era presente ma ha curato la parte grafica. Questo è il calendario, lo vedete dalle immagini, in prima pagina una bella foto di tutta la squadra e sentirete dalla viva voce dei protagonisti che erano presenti questa mattina in sala stampa tutto quello che è stato fatto, il lavoro impiegato per realizzare questo calendario. Allora, buongiorno e grazie a tutti voi per la presenza qui stamattina. Questo è un momento importante per una società come il Città di Nocera, al suo primo anno di vita. Presentiamo il calendario ufficiale della società. Importante perché segna, secondo me, già un primo passo verso il futuro, perché non è da tutti, in eccellenza, presentare un calendario del genere. Ci ricollega un po' al passato, perché queste iniziative erano state fatte in ambiti ben più alti dell'eccellenza. E poi perché vale anche come un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, a tutti gli imprenditori, a tutti i marchi che quest'anno hanno dato fiducia, ripeto, a una società al primo anno, che ha cercato di meritarsi questa fiducia sul campo, raggiungendo fino ad ora determinati obiettivi: secondo posto in campionato a 2 punti dalla prima in classifica, finale di Coppa Italia regionale, primo posto nel campionato juniores di attività mista. Siamo un po' in ritardo, ce ne scusiamo, solo per motivi tecnici ed anche perché abbiamo atteso gran parte dello svolgimento del mercato dei dilettanti, che come ben sapete ha date particolari che poco si coincidono con l'editing dei calendari. Però diciamo c'è qualche giorno di gennaio da trascorrere e poi c'è un grande febbraio, quindi il nostro calendario vero, quello calcistico, inizia a febbraio, il primo febbraio per i 106 anni di storia calcistica a Nocera Inferiore. Subito dopo il 3 febbraio l'appuntamento al Partenio, ore 15, la finale di Coppa Italia fase regionale con la Sessana, appuntamento prestigioso. Accanto a me ho Franco Tamigi, responsabile del marketing, da anni vicino al calcio rossonero, e poi c'è la new entry di quest'anno, il dirigente e socio Ferdinando Falcone, che è stato tra quelli che si è prodigato di più per portare avanti quest'idea e di portarla fino a compimento, questa idea del calendario. Sarà in distribuzione gratuita. Un ringraziamento sentito ovviamente agli stessi sponsor che hanno contribuito sia alla Città di Nocera sia a questa iniziativa del calendario. Ora lascio la parola a Franco Tamigi, voglio solo dirvi che per ragioni tecniche e di tempi non sono presenti in questo calendario Amedeo Petrazzuolo, Felice Scotto e Mimmo Attanasi, ma per noi è come se ci fossero, e i due calciatori ultimi arrivati, Francesco Lamarra e Francesco Di Massa. La parola adesso al responsabile marketing Franco Tamigi. Diciamo che con questa avvenuta del nuovo calendario del 2016 abbiamo voluto innanzitutto riportare un po' il marketing professionale che abbiamo sempre fatto negli anni. E niente, che volevo dire, questi qua saranno distribuiti in settimana a tutti i bar più conosciuti, un po' li daremo anche all'entrata della partita sabato, ed altre naturalmente ai sponsor che ringrazio già come ha fatto Marco. Come si imposta il marketing partendo dall'eccellenza, pur avendo diciamo una storia alle spalle, parlo della storia calcistica delle due Nocere? Ma io credo che il marketing della Nocerina viene facile farlo, perché la gente innanzitutto lo fa perché dà un contributo a livello di passione e poi viene la visibilità. Invece al dottore Falcone chiediamo proprio questa impresa, in quanti giorni si porterà, con quanti sforzi, con quanti sacrifici? Questo è stato un po' arduo, sia perché per la scelta delle foto da utilizzare, da mettere sul calendario. Abbiamo scelto insieme a Franco e al grafico Francesco Fasciani, che ringraziamo ovviamente per la collaborazione, e di dare risalto alla squadra mettendola in prima pagina, e poi abbiamo preferito mettere sugli altri fogli, sulle altre pagine, foto diciamo dei vari decenni del calcio nocerino, anche per dire, dare più spazio ai tifosi, ma per dire che
la storia del team, la storia e il calcio appartiene un po' a tutti, non solo alla nostra società. Mi voglio ricollegare a questa storia di passione, come ha detto Franco e come ha sottolineato anche Falcone. Le iniziative che avete in mente come proprio parte operante della società per riportare, oltre alla passione che secondo me è già tornata, anche un po' di gente in più allo stadio. Ma senti Marco, l'iniziativa è sempre quella di fare bene, di portare insomma un marchio che è quello blasonato, sempre professionalmente parlando, dando il meglio del marketing. Dottore, come primo anno di calcio vissuto dal di dentro della società, ovviamente siamo solo a metà tracciato, bilancio positivo, che cosa c'è da fare? C'è da vincere ancora? Ma fino adesso possiamo dire che un bilancio è positivo, però certamente bisogna già adesso gettare le basi per il futuro, per il prossimo campionato che speriamo sia in una categoria superiore. Vabbè, ribadiamo quindi che già da domani troverete i calendari in alcuni punti e all'ingresso dello stadio, ovviamente distribuzione gratuita. E quindi io direi forza Molossi come al solito, con l'aiuto in più che segni ogni giorno di questo nuovo anno, segni un giorno importante per questa società.